Assessore Fortino, il 26 settembre da calendario l'Ancelino giocherà la sua prima gara in casa. Potrà farlo allo Stadio San Francesco? Allora, la volontà dell'amministrazione comunale, sentita anche la società con il presidente Maiorino, è quella di far ritornare la Nocerina a casa. Quindi, seppur i lavori fondamentalmente c'è bisogno, come è ben noto, di omologare i lavori dello stadio, il lavoro incessante dell'amministrazione è quello di riuscire a far tornare in presenza il 26 la Nocerina, e diciamo ci sono buone speranze. Ecco, c'è già stato un contatto con la società, col presidente, con chi si occupa di queste cose? Avete di fatto già trovato un accordo, quindi manca solo l'omologazione, o va fatto un altro passaggio anche con, appunto, per trovare un accordo? Allora, diciamo che noi con la società, con il presidente, davvero ci sentiamo, posso dire, quotidianamente, letteralmente tutti i giorni. Diciamo che anche per forma, io, finché non abbiamo l'autorizzazione scritta, non posso dare la conferma al 100%, anche perché questo non dipende solamente il settore dello sport, ma riguarda soprattutto il settore dei lavori pubblici, che sono loro che hanno per l'appunto effettuato i lavori e ci dovranno dare l'ok per utilizzare appunto il campo. Ecco, facciamo finta che il 26 settembre arriva l'omologazione e quindi il manto e il coso è pronto. Sono disponibili tutti i settori ad accogliere i tifosi, nel senso che tutti i settori sono accessibili, o qualcuno dovrà rimanere chiuso magari perché necessita di lavori di manutenzione obbligatori? E poi, se avete già concordato con la società o avete voi ideato un percorso per i disabili, se la tribuna non dovesse essere utilizzata? Allora, adesso questo qua, diciamo, è un percorso che va ancora oltre. Noi la prima cosa dobbiamo vedere se c'è la possibilità di far disputare la gara in casa. Dopodiché i settori saranno disponibili secondo quelle che sono le normative anticontagio e quindi la percentuale di spettatori che sono appunto previste dagli organi sovracomunali. E ovviamente, qualora si dovesse riuscire a essere in presenza a San Francisco, verrà prevista la presenza dei disabili. Una domanda alla tifosa Federica: un giudizio sull'acquisto di Mazzeo, terza volta alla Nocerina, è arrivato e subito creato entusiasmo? Allora, guarda, io per questo è difficile, insomma, diciamo, contenermi ed essere molto formale quando si parla di Nocerina, perché lo sapete che il tipo prende sempre il sopravvento. Adesso dobbiamo solamente vederlo giocare nel nostro regno al San Francesco per essere ancora più felici. Siamo fiduciosi, ottimisti, ci sono tutte le condizioni e tutte le basi per vedere un grande campionato.